È un bollettino di guerra quello che arriva dalle strade salernitane. Tre gli incidenti per un totale di 3 morti e 6 feriti, tutti fuori pericolo. Il sinistro più grave è avvenuto a Rocca d'Aspide, dove hanno perso la vita 2 giovani del posto, Vincenzo Pepe, di 18 anni, e Pasquale D'Agosto, di 19. I 2 giovani erano a bordo di una Lancia Y che, per motivi da accertare, si è scontrata con una BMW sulla quale viaggiavano 2 medici di Castel San Lorenzo. Per Vincenzo e Pasquale non c'è stato nulla da fare. Una tragedia che ha scosso la piccola comunità dove le rispettive famiglie sono ben volute. Uno era il figlio di un collaboratore scolastico, l'altro di un idraulico. Il sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Iuliano, ha fatto già sapere che per il giorno dei funerali dichiarerà il lutto cittadino. A piangere in queste ore è anche Roscigno per l'improvvisa scomparsa di Anna Rosa Voria, di 91 anni, originaria di Cicerale. Anche lei ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina lungo le strade di Altavilla Silentina. Era diretta presso l'ospedale di Eboli per alcuni accertamenti. La Fiat Panda, sulla quale si trovava l'anziana e che guidava un suo parente, si è scontrata frontalmente con una Lancia Musa. Anna Rosa è morta sul colpo. Un altro grave sinistro è stato registrato lungo la strada che unisce Sant'Arsenio e Polla. Fortunatamente, in questo caso, solo 3 feriti gravi. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Doblò con a bordo 2 persone di Sant'Arsenio e una Fiat Bravo con al volante un ragazzo di Polla.